ministro Orlando, se da un lato per noi è lecito fare delle domande, dall'altro sarebbe cortesia da parte sua rispondere, visto che sono 30 giorni che cerchiamo di ottenere un appuntamento con lei per parlare di OGM. E non abbiamo avuto un esito negativo, ma di totale indifferenza da parte sua. E quindi ci siamo un po' insospettiti. Da un lato abbiamo apprezzato come lei abbia varato un decreto insieme al Ministro della Sanità e al Ministro dell'Agricoltura per bloccare gli OGM, tuttavia si tratta di un blocco solo transitorio e noi abbiamo la sensazione che questa strategia sia una sorta di foglia di fico, quindi una strategia che abbia come unico obiettivo quello di farsi dire no dall'Unione Europea. Infatti sappiamo che la direttiva del 2003 prevede che la decisione ministeriale possa essere abrogata dall'Unione Europea stessa. Forse il nostro è un malpensare, però sappiamo che è la clausola di salvaguardia riconosciuta come unica soluzione per bloccare lo spettro degli OGM ed è una consapevolezza che abbiamo non soltanto noi, ma tutte le associazioni e i soggetti che da anni si occupano di combattere gli OGM. Quindi da un lato ci auguriamo insieme a loro che perlomeno lei abbia invocato la prassi di urgenza, come prevede la normativa europea, visto anche il carattere di necessità che si è manifestato in seguito alla semina di ben 6.000 metri quadrati di mais transgenico, il famoso mais Mono 810, a Pordenone. Noi ci facciamo anche un'altra domanda: come mai gli altri paesi dell'Unione Europea si sono avvalsi della clausola di salvaguardia mentre il nostro paese vuole fare un percorso per il quale la Corte di Giustizia Europea ha già espresso un parere negativo? Sappiamo che presso il CRA esiste già un dossier scientifico necessario per chiedere la clausola di salvaguardia. Siamo consapevoli che questo dossier risulta al momento insufficiente e incompleto. Va integrato, va reso certo nelle sue valutazioni affinché però non ci possa essere alcun motivo di diniego da parte dell'EFSA, dalla quale ci aspettiamo perlomeno un atteggiamento di salvaguardia dei cittadini. Vogliamo poi continuare a ricordare che OGM è sintomo di contaminazione ambientale e pericolo per la salute pubblica. Quindi riteniamo inaccettabile il ritardo che ha consentito, nonostante due mozioni approvate alla Camera e al Senato, la semina appunto di 6.000 metri di campi con questo mais pericolosissimo. Come facciamo ora? Le associazioni e gli agricoltori vi chiedono, e noi con loro, che questi campi seminati con il pericoloso mais transgenico vengano distrutti prima della fioritura e prima che la contaminazione diventi irreversibile e soprattutto con urgenza venga invocata la clausola di salvaguardia anche dall'Italia.